si passa contento dopo che arrivi. La prima fase per la realizzazione di un completo da ciclismo è la realizzazione della bozza che verrà poi fatta vedere al cliente, come ad esempio questa. Il cliente visiona la bozza e decide se può andare bene oppure se ci sono delle modifiche da portare. Dopodiché viene trasferita sulla lima, sia la maglietta che il pantaloncino, e viene realizzata la grafica finale. Vengono posizionati tutti i loghi seguendo appunto le maniche, il fronte maglia, i fianchi, il retro, la tasca. Ogni foglio viene poi stampato per ogni maglietta e la stessa cosa viene per il pantaloncino, che viene fatto taglia per taglia. Nella seconda fase le maglie vengono messe nei plotter, che sono le macchine che stampano poi su carta. Ogni maglia, come ho detto prima, viene fatta su un singolo foglio e i pantaloncini nello stesso modo. Appunto adesso sono stati trasferiti i file, vengono trasferiti nei vari computer, nelle varie macchine e vengono poi stampati, come possiamo vedere. Ad esempio questi sono dei giubbetti. Questo è il plotter dove stanno stampando ad esempio un giubbetto. Dalla fase 2 si passa alla fase 3, che è la stampa su stoffa, dove appunto vengono messi i fogli prestampati a seconda dei vari pezzi, fronte, retro, maniche, fianchi, pantaloncini. E poi la macchina, con una temperatura di 200 gradi, imprime il colore sulla stoffa e quindi si ottengono tutte le pezzettine di maglia. L'assemblaggio dei vari pezzi di stoffa per la realizzazione finale del capo. Ci sono varie fasi, le fasi sono donne che cuciono esclusivamente magari i fondelli oppure donne che mettono la cerniera, ogni fase è curata al minimo particolare e facciamo un giro magari. Vengono puliti, rifiniti, tolti i vari fili che sporgono, vengono poi piegati, impacchettati e poi alla fine consegnati al cliente, che viene direttamente a ritirarli oppure vengono spediti.